Buonasera e ben ritrovati con Diritto di Replica. Buonasera a Giampiero Romiti, buonasera anche ai nostri ospiti Ismaele De Crescenzo buonasera. E Alessio Gismondi. Buonasera. De Crescenzo, membro, come si capisce anche dalla maglietta, del Comitato Cittadini Uniti contro l'inceneritore, e Gismondi invece presidente della CNA di Civitavecchia. Questa sera sarà una puntata un po' particolare, nel senso che sarà un ragionamento un po' ampio, che parte però da un'iniziativa che secondo me, insomma, ha segnato una pagina importante della storia recente di Civitavecchia sul piano politico. Da qui la presenza di De Crescenzo. Questa manifestazione che si è svolta ormai la scorsa settimana, c'erano delle aspettative, De Crescenzo però forse non così, non si pensava di poter raggiungere un risultato così anche rumoroso, oltre 2000 persone in corteo. A me mi ha molto colpito l'immagine di Corso Marconi con il corteo che entra in Piazza Calamatta e la coda che inizia ad attraversare i portici, anche perché poi all'inizio di Crescenzo, lì al piazzale del Tribunale, non sembrava che ci fosse tutta questa gente. Sorpreso? Beh sì, contento più che altro. Siamo contenti perché sì, effettivamente, come hai detto tu, all'inizio non sembrava ci fosse tanta gente, ma in realtà le dimensioni del piazzale del Tribunale, siccome è stata una giornata inedita, a 360 gradi anche la partenza del corteo, per la prima volta è iniziato un corteo dal piazzale del Tribunale, la nostra intelligence peraltro ci parlava di almeno 3000 persone, sì, quindi voi giustamente hai detto, però ecco, no, siamo dentro un fatto inedito in effetti. Io credo che questi giorni ho avuto modo un po' di riflettere su quanto è successo, insomma, oltre al fatto in sé, cioè questa cosa inaccettabile, cioè nuovamente un nuovo pericolo che incombe sulla città, ancora calato dall'alto, senza nessuna informazione, senza nessuna, parlo del Ministero, senza nessuna relazione, non solo con la città, con le istituzioni della città e le istituzioni intermedie. Quindi, a parte questo, io credo che si sia verificato un fatto piuttosto eccezionale, che non si verificava da anni, cioè una grande volontà, oltre che di unità, di stare insieme, di ricostruzione di un senso di appartenenza. L'unità, come dire, l'abbiamo agevolata attraverso un percorso perché siamo stati piuttosto chiari, cioè abbiamo costituito il comitato su dei punti precisi. Il primo punto era l'unità delle comunità. Tutto ciò è potuto accadere anche perché la città ha capito perfettamente che su questa partita, se non si è uniti, se non si fa un passo indietro per farne 100 avanti tutti insieme, non se ne esce. E come dire, forse noi siamo stati anche bravini, dico così, a trovare la chiave, ecco, un po' a sentire, a percepire nella carne viva, ecco, della cittadinanza, soprattutto civitavecchiese, che è un po' sofferente, è in ginocchio, però questo forte moto di indignazione che si è veicolato attraverso, ecco, questo stare insieme. Il fatto inedito è la partecipazione di tante persone che non sono mai scese in piazza. Il punto su cui vorrei, insomma, coinvolgere, poi aprire questa riflessione coinvolgendo Gismondi e anche ovviamente Giampiero Romiti, è questo. L'eccezionalità sta nel fatto di queste 2000, 3000, comunque oltre le 300-400 persone che ad esempio parteciparono alla Marcia per la Salute, anche lì una manifestazione molto sentita in città, che però, insomma, se paragonata a questo corteo contro l'inceneritore a livello numerico, insomma, esce molto ridimensionata. Allora, al di là dell'importanza della tematica, no? Perché poi dobbiamo anche dircelo, non c'è anno, o forse potremmo dire non c'è mese, che da Roma o comunque anche in città stessa venga fuori un progetto che mette a rischio, o comunque rischia di intaccare la già delicata situazione, il già delicato equilibrio ambientale e sanitario della città. Quindi, insomma, adesso c'è l'inceneritore, prima c'erano stati altri progetti, c'è la centrale a carbone, c'è il porto. Ma forse la chiave di lettura di questo risultato così importante può essere anche nel fatto che, come recita quella maglietta, c'è un comitato. Cioè, a me quello che ha molto colpito è che rispetto alle solite manifestazioni, le facce dei politici, le facce magari degli ambientalisti che potremmo definire anche di professione, quasi erano in secondo piano, cioè spiccavano le facce di tanti cittadini comuni che magari non si conoscono. Secondo lei, De Crescenzo, c'entra questa politica in secondo piano? Io credo che, credo di sì, mi spiego. Nel senso, noi abbiamo cercato di costruire, e anche dal punto di vista estetico il corteo ce l'ha raccontato,
Noi abbiamo puntato molto sul fatto che ci fosse il comitato, che ci fosse una sola bandiera, che è quella del comitato, ci fossero gli striscioni del comitato, rifuggendo fin dal primo momento la polemica sterile, a tratti anche cialtrona, diciamo così, della contesa sull'egemonia del tema dell'ambiente e della salute da parte dei vari comitati e comitatini. Questa è stata una cosa che a mio giudizio e a nostro giudizio ha creato dei problemi, è stato un freno, quindi personalismi, diatribe personali, disavventure di ogni tipo che inficiano la partecipazione. Noi, come dire, rivendichiamo anche il fatto di una certa celerità, di una certa sintesi di azione, cioè obiettivi semplici, troviamo la sintesi sulle cose che ci accomunano oltre a quelle che ci appassionano, quindi cercando di respingere sostanzialmente la divisione. Il tema della differenza tra la marcia della salute, le precedenti anche marce della salute, e il tema dell'inceneritore è che c'è stato uno scatto fondamentalmente. Uno scatto di orgoglio, io proprio lo chiamerei, cioè come se avessimo avuto tutti insieme in un certo momento l'esatta sensazione che o si agiva in una determinata maniera o non ce n'era per nessuno. Cioè l'appuntamento di sabato era importante perché noi come cittadinanza dovevamo dare una dimostrazione di forza, e poi io credo ci sia stata la netta percezione di un problema di democrazia proprio, cioè è impossibile che le istituzioni a tutti i livelli dal 2010 deliberino, diciamo, a tutti i livelli contro qualsiasi forma di incenerimento, eccetera, e poi ci danno istituzioni superiori che comunque rappresentano i cittadini, perché il Ministero della Difesa è un dicastero importante del governo italiano e non è possibile non tenga conto degli altri politici eletti e delle altre istituzioni elette dai cittadini che dichiarano deliberano chiaramente contro quel progetto. E quindi questa disconnessione di livelli democratici, e questa l'abbiamo percepita ancora di più come un'ingiustizia. Gismondi, anche lei era presente, ci siamo incontrati a quella manifestazione. È un azzardo, è sbagliato dire che per certi versi anche voi avete un po', anzi forse o in contemporanea o prima, adesso faccio un po' fatica a fare mente locale dal punto di vista cronologico, avete imboccato questa strada delle categorie dei cittadini, in questo caso dei lavoratori, che si muovono al di là dei partiti e anche dei sindacati, con quel comitato interprofessionale che sinceramente segna anche nel settore del lavoro una frattura molto importante, perché negli anni, Giampiero, correggimi se sbaglio, non si erano mai visti geometri, ingegneri, architetti che si riunivano in un comunicato per prendere una posizione così forte nei confronti di un'amministrazione comunale, in sostanza dicendo qui sull'edilizia non si sta facendo nulla. Allora, innanzitutto ho partecipato molto volentieri alla manifestazione e riconosco il valore della manifestazione e soprattutto il valore che proprio De Crescenzio diceva poc'anzi, ovvero della gente che a un certo punto della propria vita rivendica un diritto. E questo è successo anche con le categorie. Ecco, qui si parlava di gente come cittadini e dalla nostra parte si parla di categorie specifiche, quindi si parla di professionisti, si parla di artigiani, si parla di lavoratori, perché comunque sono persone che sentono un problema, sentono una necessità grossa e a un certo punto si riuniscono per poter fare in qualche modo, per poter pensare di risolvere. Come? La soluzione non è facile da ipotizzare, però partiamo da un punto di confronto. Allora, chi è che in questo momento ostacola questo lavoro a Civitavecchia? È l'ufficio urbanistico, è l'amministrazione comunale. Prima De Crescenzio parlava del Ministero che rappresenta comunque i cittadini. L'amministrazione, magari non in grande come il Ministero, ma più in piccolo, rappresenta la nostra città. E se l'amministrazione è l'organo preposto per poter permettere che questo lavoro avvenga nella città, e noi pensiamo che questa amministrazione non faccia il giusto lavoro, noi chiediamo per questo un confronto con l'amministrazione e chiaramente, ripeto, ci riuniamo con i geometri, con gli architetti, con gli ingegneri, in questo caso anche con la Camera del Lavoro, quindi con i sindacati, per cercare di trovare una soluzione a questo problema, perché il comparto è quantomeno bloccato, quindi sono bloccati i professionisti, ma sono bloccate anche le imprese che lavorano all'interno del comparto e quindi sono bloccati anche i dipendenti delle imprese del comparto. Se ci aggiungiamo più la crisi dilagante che ormai versa nel nostro paese, qui la situazione diventa ai limiti della sostenibilità.
Quindi, caro Gismondi, è una situazione molto pesante. Ma come si sblocca? Perché poi il punto è questo. Perché noi possiamo parlare anche un'ora, due ore, 10 giorni, una settimana, ma se poi rimaniamo sempre in stand-by o addirittura in stallo, perché l'assessore, come lei ha detto, all'urbanistica e ai lavori pubblici continua così a fare il suo comodo, tra virgolette, e voi a non ricevere nessuna risposta, allora il comparto continua a rimanere paralizzato? Allora, no, perché... Ripeto, io mi rifaccio a quello che dice, certo, Ismaele, che ha detto poco prima Ismaele. Si sblocca in un modo semplice, con la collaborazione delle persone. Quindi qui bisogna metterci a un tavolo e lavorare perché questa città diventi efficiente. Diventi efficiente nel vantaggio di tutta la città, quindi del mondo del lavoro, del mondo della politica e dei cittadini stessi. E lo dovremo fare con un lavoro di sintesi, perché il problema c'è in questo momento, quindi non possiamo aspettare tempo per poter risolvere questo problema, perché altrimenti le imprese, i professionisti vanno a morire. Quindi l'idea è quella di proporre, la richiesta che stiamo preparando per l'amministrazione, un tavolo dove noi andremo a presentare la nostra idea del perché non funzionano le cose. E cerchiamo un confronto con l'amministrazione per cercare di capire se l'amministrazione ha volontà di risolvere questi problemi, perché poi comunque sono problemi che, ripeto, una cosa che ho detto già due volte, però la ripeto per la terza volta, ricadono a pioggia su tutti quanti. Quindi il discorso è abbastanza semplice, secondo me, cioè, e qui tiro un ballo De Crescenzo, il quale ha avuto l'eccezionale idea di formare un comitato che già al suo esordio, chiamiamo pure così, perché la marcia per l'inceneritore è stato un po' l'esordio di questo comitato unitario, ha avuto un successo strepitoso. Che a Civecchia forse qualcuno neanche prevedeva che ci fossero 3.000 persone in corteo. E bisogna a questo punto allargare il comitato, perché se a un certo punto a Civitavecchia si è sordi da parte dell'amministrazione comunale a quelle che sono le esigenze, le richieste del mondo artigianale, e bisogna programmare un'altra manifestazione, andare tutti in corteo sotto a Piazzale del Piccio a rivendicare che un certo assessorato deve agire con più dinamismo per poter dare un'altra volta il via all'attività. Bisogna preparare altre maglie. Caro De Crescenzo, in altre parole, io adesso... Noi seguiremo con attenzione quello che sarà la risposta dell'amministrazione alla richiesta del CNA di incontrarsi. Ma se l'amministrazione, mi faccia fare così una previsione che speriamo che sia sbagliatissima, se l'amministrazione rimanesse sorda a quelle che sono le richieste del CNA, che facciamo? Scendiamo in piazza o no? Allora, faccio una breve premessa. Innanzitutto, diciamo, l'esordio del comitato è stato attraverso una miriade di iniziative che abbiamo organizzato nel territorio, quindi c'è stato un lavoro anche che ha portato alla manifestazione, e non è stata certo, diciamo, il fine la manifestazione. Però, inserita dentro un quadro di iniziative composito. Allora, era il vero banco di prova. Era il banco di prova, perché poi, come dire, in piazza si misura anche la forza, si misurano tutta una serie di elementi, cioè tu parli anche ai tuoi interlocutori e ai tuoi avversari. In questo caso noi abbiamo parlato al Ministero attraverso quella manifestazione. No, soprattutto quello che ha detto lei all'inizio, De Crescenzo, e mi è piaciuto molto. Si misura il senso d'appartenenza, sì, che per quanto riguarda Civitavecchia non è che sia una dote spiccatissima, no, io credo neanche una virtù. Per quanto ci riguarda, guardi, su non questo, so se lei è d'accordo. Io sono d'accordissimo, e su questo vorrei continuare ad insistere, nel senso, continuo con la premessa, nel senso che il comitato l'abbiamo costruito, insomma, non è certo una mia idea personale, ma un'idea mia, di Emiliano Stefanini, di tante e tante altre persone straordinarie con cui mi onoro, insomma, provare a continuare a condurre una battaglia unitaria. E proprio la parola unità, oltre a questa riconnessione
sentimentale con la nostra città, perché di questo si tratta, è riconnettere sentimentalmente ciascuno di noi con un bene fondamentale, cioè che l'abitare nella nostra città è abitarci bene e quindi combattere affinché possiamo tutti quanti ambire ad avere una vita dignitosa. Ecco. Credo che siamo alla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo, ecco, non siamo dentro un sistema fra 300 anni, insomma, siamo dentro un sistema ragionevole. E detto questo, noi stiamo conducendo una battaglia che ha delle sfaccettature un po' diverse rispetto a quella che sta conducendo Gismondi e la sua organizzazione. Noi puntiamo molto sul fatto di dialogare e di avere un percorso comune con le amministrazioni. Lo stiamo facendo fin dall'inizio e lo vogliamo continuare a fare. Sì, ho capito, ma se il dialogo fosse tra sordi, che succede? Sì, però noi, io capisco che occorra trovare anche una dimensione di polemica, però io, il diritto di cronaca e anche di osservare quali sono le dinamiche, però finora noi abbiamo intavolato una discussione con tutte le amministrazioni, compresa quella di Cecchia, una discussione che è fruttuosa, almeno per il momento. È fruttuosa nel senso che noi abbiamo ragionato su più fronti, abbiamo chiesto di fare un appello a tutti i sindaci affinché invitassero le persone in piazza, abbiamo fatto un appello adesso, proprio sabato, affinché ci aiutino ad organizzare anche i pullman. Vogliamo condurre una battaglia insieme. Poi è del tutto evidente che la lettera che noi abbiamo costruito, cioè quella famosa al Ministero, in cui non a caso ci abbiamo messo le firme nostre, in più ci abbiamo messo le firme di 6 sindaci, dei consiglieri regionali del territorio, dei deputati e senatori del territorio, perché vogliamo costruire una mobilitazione plurale e unitaria, soprattutto con le istituzioni. Ma badate bene, non è un fatto solo di metodo, è un fatto politico. Il fatto politico consiste nel fatto che queste istituzioni hanno già votato. Quindi sono di fatto nei fatti, non nelle parole, con noi. Hanno già preso posizione. Hanno preso posizione votando degli atti. Per cui viene, per logica viene da essere uniti, oltre che per necessità. Perché l'essere uniti è una battaglia di necessità. Quindi, ritorno alla lettera, è chiaro che il Comitato vuole stare a quel tavolo. Vede, Crescenzo, io sono completamente d'accordo con quello che lei sta dicendo. Un po' meno, cioè faccio un po' fatica a capire quando lei dice io mi discosto però da quelle che sono le esigenze, leggermente, le esigenze degli artigiani. Qui il problema è semplice, almeno a mio avviso. E intanto le faccio anche questa domanda perché mi rivolgo ad un ex consigliere comunale, e non lo dico per piaggeria, che mi dispiace molto che ancora non faccia parte del contesto politico e amministrativo cittadino, anche e soprattutto perché lei come forza giovane e come rappresentante del rinnovamento della città sarebbe stato molto utile, e invece purtroppo è così, magari dopo parleremo anche di questo, non sorrida. Però io penso che lei proprio in qualità di ex consigliere comunale e quindi è in grado di recepire in maniera molto responsabile il grido d'allarme che ha lanciato Gismondi, cioè che sono stati costretti, perché questo è il verbo che deve essere usato, a firmare un certo documento, perché dopo 2 anni di amministrazione, almeno stando a quello che si legge e quello che si dice, io non sono in grado di giudicarlo, però mi fido di quello che si dice, qui c'è un apparato, cioè un assessorato all'urbanistica e l'assessorato ai lavori pubblici che ha chiuso completamente le sue porte. E per cui non ne recepisce nessuna istanza da parte degli artigiani e degli addetti ai lavori. Quindi mi sembra. No, no, è chiarissimo quello che lei dice. E io personalmente sono solidale con le grida di dolore di. No, sarebbe bello se ci fosse anche l'assessore, magari che potesse. Io vorrei integrare una cosa. Sembra che noi vogliamo fare una lotta a prescindere contro l'amministrazione. Questo grido d'allarme è stato lanciato
a 2 anni di distanza dall'insediamento, dopo ripetute richieste da parte di professionisti per comunque far sbloccare questo sistema che non funziona, noi non è che siamo quelli che vogliamo fare la lotta o la battaglia, tant'è vero che non è che abbiamo chiesto, fatto una manifestazione andando a protestare sotto il comune, abbiamo detto abbiamo questi problemi, l'abbiamo detto sulla stampa, abbiamo riscontrato tramite la risposta data per stampa dall'assessore una chiusura netta, poi insomma l'abbiamo letta tutti, non è che io voglio dire che è stata la nostra volontà di distaccarci dall'amministrazione. A questo punto oggi qui dico che andiamo a preparare un incontro nel quale chiederemo di nuovo, insomma mi sembra che sono complete aperture queste nei confronti, però io una cosa, consentitemela, noi del comitato, perché io voglio stare dentro, cioè non sono nel comitato, però sono uno che ha manifestato, per cui ci credo in quest'idea. Manifestavamo per un tema molto nobile, però io dico che ci sono tante cose che stanno sotto l'occhio di tutti in città, che non possiamo far finta di metterci i parocchi e non vedere. Una fra tutti la città sporca. Ma non è etico pretendere una città pulita? Cioè io me lo chiedo, non sarebbe etico manifestare per una città pulita? Come non sarebbe etico per manifestare in una città che alleggerisca un minimo il carico fiscale, visto che ci sono delle entrate extra in questa città? Cioè, d'accordissimo. Caro De Crescenzo, questo comitato è secondo me destinato per la giacchetta, ad allargarsi. Il comitato, come si dice. Ma infatti, forse prendiamola da un altro punto di vista l'analisi che ha fatto Gian Piero Romiti, perché poi secondo me il punto centrale di questa trasmissione è questo. Nel senso, giustamente De Crescenzo diceva, noi abbiamo manifestato contro il Ministero della Difesa, artigiani, geometri hanno un altro obiettivo, quindi non possiamo mettere in sostanza sullo stesso livello anche due questioni che hanno ovviamente tematiche. È corretto quello che è corretto. Però la domanda è questa, ma la manifestazione di sabato che ha dimostrato che un certo modo di affrontare determinate tematiche paga, nel senso, grande risposta a livello di affluenza e soprattutto non è finita lì, nel senso, vi preparate con i pullman per andare a Roma, ci sono continue assemblee, questi cittadini che improvvisamente si risvegliano dopo mesi di torpore, può essere l'inizio di una nuova fase politica di Civitavecchia che vada al di là dei partiti, cioè, e qui mi ricollego all'analisi che ha fatto Gian Piero Romiti, adesso è l'inceneritore, ma questi cittadini che in un certo senso si auto-organizzano, si auto, come posso dire, sensibilizzano. Esatto, si può poi estendere ad altre problematiche, la crisi dell'edilizia, ma poi anche andando sul quotidiano, come diceva Gismondi, una città sporca. Allora io provo... Perché è inevitabile, e mi ricollego per l'ultima volta a Gian Piero Romiti, che sia un pensiero che nella testa di un ex consigliere comunale, di un giovane a cui piace la politica, una riflessione insomma l'avrà fatta su questo aspetto. Mi posso permettere di complimentarmi per la tua domanda? No, io per piacere, no, perché è arrivato il momento, e forse De Crescenzo in questo può aiutarmi, che finalmente la politica, se il comitato deve essere anche politico, e io non troverei niente, ma la politica che cerca di ritornare a fianco dei cittadini, di riniziare nuovamente un dialogo e quindi sensibilizzare quelli che sono i problemi. E caro Gesù, ma me lo permettete un punto? Sì. Qui sono i cittadini che si stanno sostituendo alla politica. I cittadini si sostituiscono alla politica perché la politica non funziona. In una città dove c'è una politica, infatti, che funziona, in queste senso. Cose non ce ne sarebbe stato bisogno, esatto, di farle. È molto semplice. E da quanto tempo è, secondo me, che la politica ha perso il contatto con i cittadini? Allora proviamo a mettere un po' d'ordine, secondo me. Io capisco, come dire, che c'è anche un'esigenza di allargare, di tirare per la giacchetta, spieghi, dicevo, il comitato. Scienze, no, spieghi. No, non è proprio per carità. Cioè, ma che il comitato non si occupa di essere dentro la contesa politica, naturalmente. Questo come premessa credo ormai i cittadini l'abbiano stracapito. In realtà non parteggia, cioè, anzi parteggia in senso gramsciano, cioè siamo partigiani rispetto all'essere in conflitto con la sordità e con l'arroganza del Ministero della Difesa. In questo parteggiamo per una causa e lo vogliamo fare tutti insieme, lo ridico. Quindi il comitato non si fa tirare per la giacchetta nella contesa politica, che peraltro è di infimo livello. Io credo invece, senza scomodare, come dire, gli scienziati sociali, diciamo così, però
credo che questa vicenda, diciamo, di questa mobilitazione, tu dicevi bene, ci si auto-organizza attraverso cosa? Mettendo uno striscione fuori dal balcone di casa, oppure, oppure inviando un contributo video come ha fatto Edoardo Pirozzi, che è in Germania, fa il maestro d'orchestra e non potendo venire alla manifestazione perché lavora in Germania, ci ha mandato con la sua orchestra un contributo musicale, diciamo. Ognuno si è ingegnato. Cioè, proprio per permette, con tutte le debite proporzioni, a me mi è venuto un po' in mente i tempi dei Girotondi, per questo dico, se voi state ragionando sul fatto che quello che è successo sabato e quello che sta succedendo in queste settimane possa segnare un punto di rottura, allora, nella vita politica, nel senso non partitica, sì, sì, proprio dico di capisco come si vivono i problemi della città. Io, scusate, io ci arrivo a questa cosa perché per me è molto importante. In realtà noi dobbiamo essere prudenti e l'invito alla prudenza non solo ce lo facciamo da noi e per noi, ma lo facciamo a tutti i soggetti, compresi i giornalisti. Cioè, non facciamo in modo, come dire, di cercare di rovinare questa cosa, non con dolo, ci mancherebbe, però siamo dentro un quadro delicato. Come dire, i cittadini ritornano anche ad andare in piazza, ad interessarsi, quindi quel clima che ci ha attraversato da tanto tempo comincia a venir meno, c'è un nuovo interessamento alla cosa pubblica, al bene comune, diciamo così. E questo è prezioso, quindi dobbiamo tutti avere un grande senso di responsabilità su quanto sia prezioso questa riconnessione sentimentale con ciò che ci interessa. Ma su questo non c'è dubbio, sulla politica. No, io ci arrivo, non mi sottraggo. No. Io voglio dire che credo che la politica, come il discorso sulla selezione della classe dirigente, che è un altro grande tema, che ci attraversa nel paese, ci attraversa Città Vecchia. Parliamo di Città Vecchia. Io credo che occorra ormai prendere spunto anche, ma io dico soprattutto dal fatto che ci sono alcune questioni grandi in cui occorre che la politica, io sono stato, come dire, un consigliere comunale, dicevi bene, però come dire, consentirei di picchiarmi a chiunque se io come dire, strumentalizzassi questa cosa. Non ci sono elezioni, grazie a Dio. Mi non ci sono. Mi credevo che lei si volesse consentire di picchiarla per comunque, aver messo quella firma. No, guardi, io era una battuta. Se vuole vengo, no, dopo, se dopo, vuole dopo. Vengo domani e ne parliamo, no, anche lì. No, ne parliamo dopo, sono 5-6 ore di discussione, però quindi lei il senso della responsabilità che le citavo, insomma, non ha colto l'invito al senso di responsabilità. Quindi siccome la diatriba cialtrona di cui parlavamo prima non la sopportano più i cittadini. Certo. Sui grandi temi come questo i cittadini vogliono la concretezza e l'unità. Vogliono che i rappresentanti dei comitati facciano il comitato, lo facciano bene, con trasparenza, e lo faccio in maniera determinata e convinta. Vogliono che gli amministratori che hanno eletto si comportino da amministratori. Se queste due cose coincidono, i cittadini riacquistano il senso di comunità, peraltro. E ancora di più se un ministero che rappresenta il governo, che è il governo, cominci a pensare a Civecchia non come la pattumiera d'Italia, ma cominci a pensarla come una comunità sofferente che comincia a non poterne più. Questo è il tema su cui noi dobbiamo ricostruire il tessuto connettivo dei corpi intermedi della città. Su questo, non sulle stupidaggini, insomma. Gismondi, ma pensa che questo modello possa essere replicato poi nel piccolo di Civitavecchia, nel senso, lo ripeto, siamo partiti da un tema molto grande, quello dell'inceneritore, perché è un progetto che non riguarda solo Civitavecchia, c'è quella lettera famosa firmata da 6 sindaci del territorio, che già questo, insomma, dimostra quanto sia ampio, si sono mossi poi parlamentari, consiglieri regionali, ma questo modo che i cittadini in sostanza si mobilitano da soli lasciando da parte i partiti, può essere replicato nel piccolo di Civitavecchia, ad esempio per quanto riguarda il vostro caso? Beh, i cittadini vanno organizzati e soprattutto si deve partire da un'esigenza che i cittadini sentono. In questo caso i cittadini sentivano un'esigenza che Civitavecchia sta diventando, come dice De Crescenzo, la pattumiera d'Italia, e questa cosa non la vogliono. Certo, un problema come quello nostro non è che arriva a tutto questo numero di cittadini, arriva a una popolazione molto più ristretta.
Poi chiaramente se i cittadini hanno la consapevolezza del loro potere, hanno la consapevolezza che con la loro forza possono cambiare le cose, è chiaro che questa cosa potrebbe aprire le porte a una nuova stagione, però c'è da capire che poi i cittadini devono capire una cosa importante, che sono loro la politica, per cui sono loro che scelgono l'amministrazione. E poi, una volta su tutte, diciamocelo, non è che i cittadini di Civitavecchia sono così dormienti, eh? Le scorse elezioni hanno dimostrato che c'è una grande volontà di cambiare a volte, no? Cioè, io adesso non entro nei meriti perché non sono un politico e non mi piace far politica, soprattutto in queste sedi. E giustamente lo sottolineava anche De Crescenzio che non è neanche giusto farlo e io sono completamente d'accordo. Però comunque ci sono delle esigenze di città. Adesso abbiamo capito che questa è una partita importantissima, il movimento non va assolutamente intaccato, però io da parte mia dico un'altra cosa, al di fuori del movimento e al di fuori di questa partita ci sono delle esigenze importanti in città, ci sono esigenze importanti come la città, io sarò pure ripetitivo, la città che è sporca. Questo ufficio urbanistico che noi abbiamo capito che non funziona, ma c'è tutto il profilo della cultura che Civitavecchia si sta muovendo a un livello bassissimo. Per dire, possiamo pensare come cittadini di fare qualcosa anche per questo? Cioè, di cose da fare ce ne sarebbero molte. Secondo lei questa manifestazione potrebbe essere una scintilla, perché lei dice le scorse elezioni i cittadini un segnale forte l'hanno dato, secondo me, che io reputo tutto politico, cioè nel senso... La trasmissione che stiamo facendo adesso, che reputo molto interessante, non vuole essere diciamo così, una polemica sterile tra partiti oppure nei confronti dell'amministrazione comunale o centrosinistra contro centrodestra, però secondo me affrontare un tema come quello dell'ambiente, così come della crisi occupazionale, così come della disoccupazione, è tutto politica. Per questo ho cercato di centrarla su questo aspetto, questa trasmissione, e ripeto, la manifestazione di sabato potrebbe diventare la scintilla che fa cambiare qualcosa a Civitavecchia, o è meglio, mi corregga De Crescenzo se sbaglio, la linea che adottano quelli del comitato, andiamoci piano, siamo prudenza e restiamo concentrati sull'obiettivo per evitare di andare fuori tema. O magari di finire nelle trappole di chi magari vuole strumentalizzare questa manifestazione. Nel rispetto totale del comitato e soprattutto facendo ancora i complimenti al comitato, certo che può funzionare se c'è qualcuno, e qui è il complimento vero che faccio a De Crescenzio, che sa organizzare De Crescenzo, perdono. Scusami. De Crescenzo è quello di sapere organizzare le persone, perché poi le persone comunque sia hanno mille problemi in questo momento, c'è la crisi, l'invasione delle cavallette, i kamikaze che bombardano Pearl Harbor, c'è di tutto e di più in questo momento, no? Però comunque c'è un posto nel cuore di ognuno di noi e di ognuno dei cittadini, credo, nell'aspirare a avere un mondo migliore, un domani migliore. Per cui se c'è qualcuno che loro capiscono in buona fede, cioè che ha la volontà di lavorare e di organizzare per rendere una città migliore, i cittadini rispondono, e questa è stata la prova. Allora io rispondo sì, c'è questa possibilità, purché ci sia una buona organizzazione fatta di tutto quello che diceva De Crescenzo prima, ovvero di persone che non hanno dei personalismi, di persone intelligenti che sanno stare al loro posto, che non abbiano interessi personali. Ecco, a queste condizioni si può andare ovunque. Io vorrei stuzzicare un altro po'. Si accomodi. De Crescenzo, con una domanda. Comunque è il discorso questo che va ripreso. Si ricollega a una domanda, mentre l'appuntavo, sembra un po' marzulliana. Ma la manifestazione, io torno lì perché secondo me forse c'è sotto. No, al di là del. Cioè, io ricordo anche, ad esempio, questi giorni, ieri. Abbiamo dato la notizia che l'area dell'ex Privilege Yard è stata messa in vendita. Sì. La manifestazione per la Privilege Yard, una vertenza, anche lì sono venute in TV nazionali, non c'è stata una risposta così forte dal punto di vista di una città, che per quello dico che secondo me ha dormito parecchio, perché lì è vero che sono lavoratori, ma era anche un po' un simbolo di un'occupazione che poteva essere diversa e che invece si è dimostrata poi un relitto, come quella carcassa che sta lì al porto. Quello che è successo sabato, i risultati che sta raccogliendo il comitato, sono
una vittoria, cioè chi ha vinto? Hanno vinto i cittadini o una sconfitta dei partiti? Come si vede questo bicchiere? C'erano anche i partiti. Però questo i protagonisti sono stati i cittadini. Però. I protagonisti sono stati i cittadini, perché i partiti, diciamocelo, cioè, in generale, ma ovunque, non hanno più la capacità di mobilitazione che avevano prima. Però io insisto anche su un altro elemento che caratterizza la nostra città, cioè noi siamo dentro un quadro molto grave, cioè di totale disarticolazione di quelli che erano i corpi intermedi, di quelli che erano le grandi organizzazioni sindacali, ma anche le grandi organizzazioni industriali. Cioè abbiamo un problema, per questo, come dire, ritorno alla connessione sentimentale, al fatto di utilizzare una vicenda, a parte l'ingiustizia in sé di un ossidatore termico, no? Perché prima scherzavamo, perché ossidatore termico non esiste, è come petaloso, è un termine, si chiama inceneritore, a parte questa ingiustizia. Però era, e questa, badate bene, a mio giudizio è accaduta anche con la vicenda di Esportabile. Come, diciamo, questa grande, al di là del tema nobile, questa grande voglia, questa grande esigenza di partecipare, di farsi comunità, ma questo è decisivo, questa è una cosa decisiva, per cui io l'invito alla prudenza, cioè al fatto di quanto sia preziosa questa cosa. Adesso non è che dobbiamo dire c'è stato Noè che ha... cioè, andiamoci piano, c'è stata una manifestazione importante che ha significato delle cose. Ma la preoccupa di più il fatto che magari nel momento in cui organizzerete i pullman per andare a Roma la risposta sia meno forte di quanto al corteo, oppure perché conosce Civitavecchia a livello politico e sa, come diceva anche Gian Piero Romiti, come questo senso d'appartenenza magari funziona molto a giorni alterni? Io ormai la conosciamo Civitavecchia, io ci sono nato e cresciuto, ci vivo, è una città complicata, ci vuole tantissimo per mobilitare le persone, per convincerle, e veramente pochissimo per perdertele per strada. E questo è un dato strutturale della nostra città. Però io credo che sono piuttosto ottimista anche rispetto alla vittoria di questa battaglia. Alla vittoria, perché noi forse abbiamo introdotto anche un'altra cosa, che vogliamo vincere, cioè non vogliamo commiserarci, vogliamo vincere. Però una breve cosa sui partiti. I partiti c'erano, io questa cosa la voglio dire con chiarezza, io faccio parte di un partito politico e lo sapete bene, ma non ho esitato un secondo e non esiterò un secondo a fare i miei belli passi indietro affinché io possa abbracciarmi con l'altro differente da me. Su questa partita è l'unico modo per vincere. Altra cosa è il dibattito, su cui ho qualche dubbio, perché io non mi sottraggo neanche a quello che diceva prima Romiti. Noi abbiamo parlato 3 anni della sfiducia a Tidei, dentro un dibattito che non ha analizzato per un secondo le dinamiche del centrosinistra, le dinamiche dell'amministrazione, che cosa significa un campo di forze progressiste, quali sono i cortocircuiti che hanno caratterizzato questa cosa. Abbiamo parlato 3 anni di venduti e ladri e traditori, questo è stato il livello del dibattito. 2 settimane fa ci siamo ripiombati con tutte le scarpe, non lo accetto più. Ma non lo deve accettare più nessun cittadino. Questa polemica ha animato solo ed esclusivamente gli addetti ai lavori. I cittadini sono totalmente disinteressati di questa roba. L'avete percepito o no? I cittadini oggi si interessano di scendere in piazza per combattere per la propria salute. Ma questo è... Se noi ripombiamo nel medioevo di quel dibattito lì, ma a chi interessa? Ma a quale servizio facciamo alla città? Non c'è dubbio che questo è un discorso molto, molto serio e condivisibile. Però per quanto mi riguarda, così, entrare dentro un'aula consigliare ed accorgervi, toccando con mano, perché poi il discorso è reale, che a Civitavecchia non esiste più una forza di sinistra, beh, a me personalmente mi si stringe il cuore. Allora si potrebbe parlare di strategie che magari nel momento stesso in cui è stata messa in atto una certa operazione, che sappiamo benissimo a cosa mi riferisco, però poi qui la situazione deve essere precisa. È stata mandata a casa un'amministrazione, sono state fatte delle elezioni, una forza di sinistra trainante per una città come Civitavecchia, che ha una tradizione di sinistra ben precisa, improvvisamente è scomparsa. No, qualcuno? No, no.
come rappresentanza. Questa forza, come rappresentanza. Sì, però ecco, ho difficoltà perché dovrei spogliarmi di questa maglietta. Però qui è stata aperta la parentesi, perché io non vorrei cadere su questo terreno. Però qualcuno, io spero che all'interno vostro ci sia stata fatta qualche riflessione, no? Certo, c'è stato fatto un dibattito dentro, per capire che è successo. Un dibattito molto sereno, anche con posizioni differenti e articolate. D'altro canto, comunità seria affronta un dibattito serio in termini d'altro politici. D'altro canto, io ho trovato molto onesto anche il vostro leader, Enrico Luciani, il quale la sera della proclamazione del sindaco Cozzolino ha festeggiato in via Traiana con i 5 Stelle. Però a distanza, Piero, no. Tu torni a un dibattito di 3 anni a fa. A distanza di un anno e mezzo. È utile questa cosa. Di un anno cosa. E mezzo, qui da questi microfoni, ha detto che praticamente. È stato un grande errore. È stato un grande errore. Quindi, però, bisogna dare atto. Luciani, vabbè, senza che torniamo indietro, perché intanto poi. No, però io poi volevo ritornare un attimo. Ma io guardi, io non ho difficoltà a venire a parlare di quella cosa. Vabbè, anche ecco, ne parleremo. Perché ritorno a dire: se in questa città insomma, tutti insieme. Lei rifirmerebbe. Se in questa città tutti insieme. Se fosse adesso, rifirmerebbe. Come si fa a fare una domanda con un buco nero spazio-temporale? Adesso non sono consigliere comunale. Adesso vorrei parlare. Ah, ok. Se mi permette. Posso ritornare un attimo? Facciamo un'altra diciamo, domanda. Io ci vengo senza problemi. No. Però il senso di responsabilità a cui la invitavo prima, la pregherei di coglierlo. Diciamo. Ma io l'ho colto. L'appello che lancia De Crescenzo, non sminuiamo, anche non facciamo perché ritorno a dire te. È un dibattito che non interessa a nessuno. Per carità, io insomma. E compreso me, prima a me tutto, non interessa. Prima tutto proprio plaudo, proprio a livello di Curva Sud o Curva Nord a secondo di quelle che sono le preferenze. Vabbè, no, per carità, ho detto. Tribuna Tevere, infatti ho preso no. Troppo borghese. No, però al comitato. Però devo dire, caro De Crescenzo, viva Dio, meglio tardi che mai. Civecchia non si è mai mobilitata, che a un certo punto il mare non c'è più. Se n'è accorto qualcuno, fino ai giorni d'oggi non abbiamo più il mare. Civecchia non si è mobilitata di fronte all'aumento esponenziale di tumori e di malattie al sistema, di tutto quello che sappiamo benissimo all'apparato respiratorio con queste dimensioni. Non lo voglio dire, perché per carità. Civecchia non si è mai. Capisco, però se oggi c'è un registro tumori. No, in non c'è più, città, ancora è stato fatto. C'è l'accreditamento regionale. Guardi, ancora, tutto, ancora. C'è qualche resistenza. Bravo, diciamo, ancora così. C'è. E non me lo dica a me, chiedo aiuto a qui a Serangeli. Sai sul registro dei tumori quando ho dibattuto io, anzi, quando ho battuto, ho pigiato il mio dito sul tastino. Proprio. Te lo ricordi? Sì, come no. Proprio nessuno ne ha mai parlato. Io sarà che vengo da un'altra realtà dove non parlare del registro dei tumori, io mi invitato. No, però dico, si ricorderà che ha presentato il sottoscritto al Consiglio Comunale. Ma infatti. Io vorrei parlare di queste cose per questa città, cioè dire, delle cose vere. Allora, finalmente il Comitato ha aperto una fase nuova per questa città e io applaudo. Grazie. Volevo dire questo. Tornando appunto al comitato, così almeno interrompiamo un attimo questo momento di così di Amarcord che a De Crescenzo non ha passione e poi magari non ha passione anche ai nostri telespettatori, anche se a me le trame oscure hanno sempre molto appassionato, però ne faremo un'altra puntata eventualmente. Prossimi passi del comitato. Avete incontrato con fuori programma il ministro Galletti, avete fatto i postini di Maria De Filippi, cioè posta per te, caro ministro, consegnando una lettera. Con quale obiettivo? Un po' per smascherare il governo, nel senso non potete far finta di non sapere? Beh sì, per informarlo e innanzitutto anche per dire molto chiaramente che ogni ministro, sottosegretario, rappresentante del governo che arriverà nella città dentro il periodo di questa vertenza avrà la nostra visita, volenti o nolenti. Cioè noi ci siamo, come dire, ci sentiamo delegati dalla cittadinanza a esercitare una pressione sui decisori politici. E in questo caso il Ministero dell'Ambiente è tra i decisori perché sarà soggetto diciamo importante dentro la conferenza dei servizi sull'ossidatore di giugno, vediamo. Il nostro obiettivo è che non si arrivi neanche alla conferenza dei servizi. Il progetto venga bocciato prima. Beh, assolutamente. I prossimi obiettivi sono chiaramente quello di andare a Roma, cioè di attendere. Insomma, perché sabato scorso spiegavano, magari per chi si è perso qualche puntata, sabato scorso è circolata questa voce che
qualcuno dal Ministero della Difesa, non si è ben capito chi, abbia chiamato l'amministrazione comunale di Civitavecchia dicendo che questa settimana ci sarebbe stato un incontro per parlare del progetto. L'incontro non c'è stato, altri sindaci del territorio come ad esempio Battirocchio per Allumiere non sapeva niente, però tutti sperano ovviamente di partecipare a questo incontro alla luce di quella famosa lettera congiunta. Sì, noi vorremmo che partecipassero tutti quei soggetti, per tutta una serie. Innanzitutto vorremmo partecipare anche noi, perché no, non per una sorta, diciamo, di rivendicazione, di primogenitura, diciamo così, di questa battaglia, e non la vogliamo avere, sempre tornando all'unità di prima. E, insomma, vogliamo essere, anche perché ad esempio il fatto che ci sia la Regione Lazio, ad esempio, e la Regione Lazio anche ha legiferato, cioè la Regione Lazio all'unanimità ha detto chiaro e tondo che non ne vuole sapere di questa roba. Addirittura l'assessore regionale Buschini ha persino istruito una, diciamo, un'audizione col Ministero, e quindi anche impegnandosi a ingaggiare un confronto serio al netto del fatto che la Regione Lazio ci ha già dichiarata. Quindi avere la Regione Lazio ad esempio a quel tavolo, che si è già dichiarata contrario, è importante, è una contraddizione grossa che si aprirebbe, e tutti i comuni, compresi i parlamentari che hanno già presentato mozioni come Loredana De Petris in Senato, Arturo Scotto alla Camera. Cioè avere quei soggetti a un tavolo così è oltre ai cittadini, e noi vogliamo esserci, anche perché credo sia giusto, dentro quello spirito unitario, che i rappresentanti del comitato, poi valuteremo chi, insomma, qualcuno salirà, qualcuno sì, però c'è da chiedersi solo, qui mi riferisco anche a Gismondi, ed è una mia una domanda, perché non lo so se la Regione Lazio o chi che sia, per quanto riguarda questi organi sia pure istituzionali, possono interferire all'interno di un territorio esclusivo del Ministero della Difesa. Questo secondo me è il punto nodale di questa questione. Però questa... scusa. Prego, per spiegarla tecnicamente, esatto. Per provare a derimere un quadro che a volte può sembrare vago. Allora, la Regione Lazio convoca conferenza dei servizi, innanzitutto, è l'unica deputata. Ma perché la convoca o la convocherebbe? Perché il Ministero, e questo credo... rivendichiamoci anche il fatto che abbiamo fatto delle cose come cittadini, e noi abbiamo esercitato delle pressioni, quindi dalla segretezza iniziale il colonnello Massaro, ve lo ricorderete, che è venuto in Consiglio, che finora è l'unica forma ectoplasma, diciamo, cioè l'unica forma di ministero presentatosi ai cittadini. Voglio essere impopolare, gli va riconosciuto, sì, certo, la battuta, questa d'obbligo, l'onore delle armi, assolutamente, perché sì, si è preso si anche è presta, diversi, si è presentato assolutamente in una l'onore delle armi, e tra l'altro è l'unico che finora si è palesato e ci ha messo la faccia, assolutamente sì, e però ci ha detto chiaramente, l'ha detto chiaramente che loro vogliono fare la conferenza dei servizi, quindi l'hanno dichiarato ufficialmente, era in divisa il colonnello. A Marta Grande nel 2014 avevano detto che invece non necessitava neanche di conferenze, perché era grosso come un frigorifero. Adesso hanno cambiato idea, adesso facciamo la conferenza dei servizi. Quindi nella conferenza dei servizi ci saranno vari attori. Tutti questi attori, a maggior dovranno parte già hanno, no, ma già hanno detto guardate, no, che state sbagliando. Quindi l'obiettivo nostro è non arrivarci proprio alla conferenza dei servizi. Gismondi, voi, permetta la battuta, nel vostro piccolo vi accontentereste di incontrare l'assessore Pantanelli? Cioè loro il ministro Galletti, voi almeno Pantanelli. No, l'assessore da solo non ci basta, siamo più ambiziosi. Vorremmo incontrare, no, adesso battute a parte, noi vorremmo incontrare l'amministrazione nella figura del sindaco, dell'assessore e soprattutto dei dirigenti, perché poi sono loro che comunque dirigono un assessorato, anche sotto indicazione dell'assessore, per carità, però comunque il rapporto stretto, i professionisti che presentano le richieste ce l'hanno con i dirigenti. E per cui la richiesta verrà fatta a tutti, praticamente al sindaco, all'assessore, che tra l'altro oltre ad essere l'assessore all'urbanistica è anche l'assessore ai lavori pubblici, e quindi ai due dirigenti, sia dei lavori pubblici che dell'urbanistica. E quindi poi porteremo, i professionisti stanno elaborando questa serie di richieste tecniche, perché sono richieste squisitamente tecniche, per pensare un ufficio più efficiente, e vedremo quale sarà la risposta. Cioè, ripeto, ci aspettiamo
aspettiamo comunque un confronto, non ci aspettiamo quella chiusura che abbiamo letto sui giornali da parte dell'assessore, ci aspettiamo un buon senso perché andiamo a rappresentare delle classi professionali e delle classi lavorative, perché al tavolo, l'ho detto prima, lo ripeto adesso, si è unita anche la Camera del Lavoro, per cui andiamo a rappresentare una fetta dell'economia della città. Ma quello che non funziona, perché non funziona secondo voi della CNA, ma più in generale voi del Comitato Interprofessionale? Cioè una macchina che è male assemblata? Adesso io la domanda gliela giro a lei, sarebbe bello capire perché non funziona, perché poi le regole ci sono, eh. Non è che le regole non ce le abbiamo in Italia e soprattutto nel comune di Civitavecchia, però le pratiche si perdono nei meandri dell'ufficio, tra le carte ammucchiate sulle scrivanie. Ma è disorganizzazione o è paura del cemento? Io non sono in grado di dare una risposta a questo. Noi siamo propensi a pensare che c'è una scarsa organizzazione, non so, non mi faccio dire cose che non sono in grado di dire, perché questo è una loro posizione, che noi sospetto ce l'hanno, ma non ce lo vuole dire. Chiediamo allora spiegazioni. Vedo la domanda di riserva. No, vabbè, no, possiamo dirlo pure, il sospetto qual è? Che le dirigenze non operino nel modo dovuto, le dirigenze dell'ufficio non operino nel modo dovuto, per cui è questo il problema, perché poi tra l'altro il personale è quello che c'era precedentemente nelle altre giunte, dove non è che funzionava tutto alla perfezione, però quantomeno era garantito un minimo di quotidianità. Adesso questa quotidianità non c'è più e per questo ci riuniamo e per questo andiamo a chiedere conto all'amministrazione comunale. Ma rispetto alla vostra prima uscita qualcosa è cambiato? Il clima si è disteso, no. Direi che è una parola grande. No, no, l'unica cosa che è cambiata è che intorno a questo tavolo, parlo dalla nostra parte, si sono uniti anche altri professionisti, si è unita, lo ripeto per l'ennesima volta, la Camera del Lavoro, per cui è segno che questa esigenza a livello professionale e a livello lavorativo è un'esigenza molto sentita. Da parte dell'amministrazione l'unico cenno che abbiamo avuto è stata quella lettera di risposta di Pantanelli che abbiamo letto tutti, che è avvenuta tramite stampa e non è avvenuta direttamente. Ma qualche partito si è avvicinato al comitato nel senso di dire: spiegateci bene qual è la situazione, possiamo darvi supporto oppure allora no? I partiti ci hanno chiesto, però come giustamente suggerivamo prima è meglio lasciar fuori la politica partitica, perché io penso che questa sia politica, non perché io pensi che la politica non vada di pari passo con queste cose, questa è politica, cioè una città, il funzionamento di una città è politica, quindi si sono avvicinati molti partiti e devo dire la verità, personalmente si è avvicinato anche qualche consigliere 5 Stelle chiedendo spiegazioni e giustamente dimostrando pure sorpresa su questa posizione da parte di questo gruppo di professionisti e di imprese. Io invece, per quanto riguarda questo argomento, e mi rivolgo a De Crescenzo, anche e soprattutto perché in qualità di ex consigliere comunale credo che possa soddisfare la mia curiosità. Io trovo quello che trovo paradossale, al di là dell'immobilismo che, come dice Gismondi e come appunto si continua a leggere, si continua a sentire da parte degli addetti ai lavori esistente, io trovo paradossale che un amministratore pagato con i soldi dei contribuenti, e per dirla in maniera molto più rudimentale, dei cittadini, e comunque e soprattutto un rappresentante del cosiddetto nuovo corso, perché a questi aspirano a farci credere e a dirci, oltre che a farci credere e a dirci i pentastellati, come il dottor Pantanelli, che sicuramente sarà preparato, perché mi risulta che sia un architetto, poi se da 1 a 10, se da 10 oppure da 1, non sta a me dirlo, lo diranno. Che quello che trovo paradossale è che questo assessore non parla. Se tu lo inviti anche dal punto di vista della comunicazione stretta oppure dal punto di vista giornalistico, non accetta l'invito. Non è possibile, non è ammissibile questo. De Crescenzo è d'accordo su questo o no? Perché la gente deve sapere. Sì, la gente perché Pantanelli potrebbe aumentare il suo carico di antipatia, ammesso che sia antipatico nel senso che non fa, magari presentandosi pubblicamente in una trasmissione dove
naturalmente lo sceglie lui, e dire apertamente quello che pensa e magari dire pure Gismondi sta sbagliando, ma per questo, questo e questo, di modo che poi si crea il confronto, il dibattito. Questo non è possibile in questa città. È anomalo. Io personalmente, che non credo di essere di primo pelo e neanche giovanissimo, anzi sono piuttosto vecchiotto, non è mai successo nella mia esperienza, che non è tanto corta, giornalistica. Beh, io posso ricordare la mia, passato qualche anno, passati ormai 3 anni, insomma, e mi ricordo, insomma, ti devi sporcare le mani, nel senso che poi i cittadini ti cercano, ti chiamano, e devi stare, per me ha funzionato così, nel senso che bisogna stare in mezzo alla gente. Io Pasto Pantanelli non lo conosco, quindi non so di chi parla. Caro Giampiero Romiti, De Crescenzo, fuori dall'inceneritore proprio... Non lo conosco, allora, quindi non so di chi parla. Io sarei molto felice di essere smentito. Io sarei molto felice di essere smentito da Pantanelli, come sarebbero felici tutti i professionisti di essere smentiti. Ma io vorrei che lui parlasse, magari dicesse qualcosa, ci spiegasse qualcosa. Ma io me lo auspico in un confronto pubblico, però non è che bisogna parlare dalla testata del giornale. Allora, bisogna fare un po' di storia in questa cosa, dopo 2 anni. No, dobbiamo fare un po' di storia. All'inizio, questa giunta si è insediata, i professionisti hanno avuto una serie di incontri con una serie di promesse. Poi, evidentemente, se si riuniscono e arrivano al punto di pubblicare una lettera sui giornali, evidentemente queste promesse sono finite nel dimenticatoio. Perché poi, come dicevamo prima, la gente se ne infischia di quello che sono le parole. Allora, le parole hanno un senso soltanto se sono poi seguite da fatti. Ma se i fatti non si fanno, le parole, soprattutto in una città come Civitavecchia, una città molto ventosa, volano via con molta facilità. Per cui, visto che abbiamo capito che le chiacchiere hanno stancato tutti quanti e ci servono i fatti, e i fatti quali sono? Perché diciamo una volta per tutte, uffici che funzionano, una città pulita, che oggi io ho fatto un giro col motorino, con lo scooter per arrivare fino a qui, e mi vergogno di essere un cittadino di questa città con queste tasse che paghiamo. Io voglio fare un piccolo appunto, che a livello imprenditoriale noi paghiamo, abbiamo raggiunto la vetta del 36° comune in Italia per altezza di tasse pagate. Facciamo una considerazione, che abbiamo guadagnato 4 posizioni rispetto all'anno passato, con un taglio dell'IRAP, che è una tassa a livello regionale, abbastanza sostanzioso, per cui che significa? Che le tasse comunali sono state ulteriormente aumentate in cambio di servizi che non esistono, perché noi abbiamo dei servizi da terzo mondo. Ci sono dei regolamenti nazionali che dicono che le imprese che smaltiscono rifiuti tossici, nocivi o rifiuti speciali non debbono pagare l'accise sulla nettezza urbana. Qui questo regolamento o non è applicato, oppure se l'hanno applicato non l'hanno comunicato a nessuno, perché le imprese continuano a pagare comunque le accise al 100%. Allora, io questo voglio dire, noi come imprese, e mi metto dalla parte, cioè siamo stanchi di queste chiacchiere, noi siamo già martoriati da una crisi, siamo già martoriati da una situazione difficilissima da sostenere. Vorremmo avere, non dico un partner nell'amministrazione comunale, perché sono persone che stanno lì chiamate ad amministrare la nostra città e stipendiate per questo. Non dico che vogliamo avere un partner, ma quantomeno delle persone con le quali dialogare, che ci facciano capire quale sarà il futuro di questa città, dove noi imprenditori sbagliamo e dove noi imprenditori dovremmo invece cambiare. Se noi facciamo degli investimenti in una strada e loro hanno fatto una programmazione in un'altra strada, noi vorremmo capire qual è quest'altra strada, perché è facile, sarebbe facile in questo momento cambiare direzione, sarebbe rovinoso non cambiare la direzione e trovarci di fronte a un mercato che è completamente cambiato quando loro lo sapevano e non ce l'hanno comunicato. Cioè, questo che significa un confronto. E io mi riallaccio a quello che abbiamo detto all'inizio. Questa è una battaglia che si vince se la giochiamo tutti quanti insieme. Perché se pensiamo di giocarla uno da una parte, uno da un'altra, non andiamo da nessuna parte, perdiamo tutti. E la città lo sta capendo questo, secondo lei? Beh, la manifestazione è il sintomo che la città sta cambiando. La città è presente, anche se secondo me la città c'è sempre stata, perché la città, che era stanca della vecchia politica, ha eletto una nuova giunta. Cioè, io non ne farei un problema di città, perché io credo che la gente non sia sorda ai problemi e alla vita quotidiana. La gente è molto attenta, intelligente, istruita, è colta.
Però allora mancano i luoghi tradizionali della protesta? Mancano i luoghi di aggregazione perché il mondo è cambiato completamente e soprattutto c'è una distrazione da parte delle persone che sono, per così dire, anestetizzate, perché ci sono talmente tanti problemi nella vita quotidiana che poi è difficile mettercene altri, e questi obiettivamente organizzare delle cose comporta tempo, comporta impegno, comporta tante cose che non so quante persone sono disposte a metterle in atto, e quindi complimenti a quelli che organizzano, complimenti sempre a quelli che intanto organizzano. Intanto però uno dei nodi più intricati di questa città, cioè tasse altissime, servizi molto di più che bassi, esiste, e questo nodo va sciolto. Eh sì, questo nodo va sciolto, pure perché le persone che potrebbero pulire Civitavecchia ce ne sono, eh? Ne stipendiamo quasi 500 con le partecipate a Civitavecchia. Come fa a essere una città sporca Civitavecchia con 500 persone stipendiate che ogni mese vengono, poi a parte i ritardi, ma adesso non voglio scendere in questa lì, polemica. De Crescenzo, lei in qualità di ex... No. Sì, sì. No, posso aggiungere una, esatto, cosa? Io mi ricordo, visto che siamo tutti attempati, a parte De Crescenzo che è un po' più giovane, siamo tutti attempati, io mi ricordo che fino a 10 anni fa per la pulizia della città erano deputate circa 100 persone e la città era perfetta. È possibile che adesso con 500 la città è sporca? Le erbacce stanno dappertutto, cartacce, bottiglie. Sicuramente siamo più sporchi noi cittadini, però qualche anche problema lui. C'è. Un'altra cosa, un traffico pazzesco con macchine parcheggiate in doppia fila, tripla fila, quarta fila. Cioè, ma i vigili urbani dove stanno? Io capisco che non è la multa, il sistema di repressione, ma un minimo di educazione civica. Chi la deve dare? Certo. Un'ultima domanda e chiudiamo, però non la faccio al De Crescenzo, ex consigliere comunale. No, ma non mi interessa perché non c'è problema. Non so se direttamente o indirettamente. No, perché secondo lui non funzionano questi. No, ma non mi sottraggo, nel senso che. Per una volta posso dire che non mi interessa la risposta, perché mi interessa un altro tipo di risposta, perché non so se volutamente o indirettamente, poi chiudiamo perché stiamo sforando. Gismondi l'abbia chiamata in causa o no, perché dice qui manca l'organizzatore, manca l'elemento catalizzatore. La prudenza che insomma ha contraddistinto questa trasmissione da parte sua, e quindi come rappresentante del comitato, è anche perché sentite un po' la responsabilità che al di là di questa battaglia che state conducendo contro il progetto dell'inceneritore qualcuno possa vedere a voi come una novità? Ma assolutamente, nel senso che noi siamo veramente dritti sull'obiettivo. La prudenza deriva da questa, da non confondere le acque, da non farci tirare dentro un'eventuale serie di polemiche deleterie. In realtà poi quello che dice Gismondi, io credo che siamo nella logica, perché io credo che ciascuna, a noi sta andando bene che le amministrazioni con cui stiamo parlando ci stanno a sentire e stiamo cominciando anche un percorso per fare delle cose insieme, ci sta andando bene, però non esiste che un amministratore non senta le categorie, non senta i cittadini, ma parliamoci seriamente, ma stiamo facendo un fatto di logica. Quindi non è che bisogna sforzarsi più di tanto. Un amministratore ha il dovere di rapportarsi con le categorie sociali, con i cittadini, ha il dovere, punto. Ma non è che stiamo scoprendo l'America, al di là delle collocazioni politiche, un amministratore ha questo dovere. Nella nostra vertenza sta succedendo fortunatamente che si sta collaborando bene. E noi auspichiamo e lavoriamo affinché si continui a farlo, però in linea di massima un amministratore questo deve fare. Caro De Crescenzo, le stringo la mano e mi dispiace per lei, Serangeli, ritorno che lei ha dato una risposta da ex consigliere comunale. È preciso. Io sono mareggiato per altro perché Gismondi ha detto che sono più vecchio di De Crescenzo, in realtà siamo coetanei. Questa è una trasmissione, caro Giampiero. No, Gismondi, siccome è una persona oltretutto molto elegante, tra l'altro anche il capello. Si riferiva esclusivamente a me. No, soprattutto mi riferiva ai trascorsi, perché lì c'è un nome che è una storia, il discorso. Era una battuta, ovviamente. Grazie ad Ismaele De Crescenzo. Grazie ad Alessio Gismondi, grazie ovviamente a Giampiero Romiti, soprattutto grazie a voi per averci seguito. A venerdì prossimo. Buonasera.